Secondo step, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che noi vogliamo costruire delle curve che si chiamano curve di possibilità pluviometrica o Intensity Duration Frequency, IDF for CARS in inglese, e queste curve mi danno, assegnato il tempo di ritorno, l'altezza di precipitazione in funzione della durata. Lo scopo per cui costruiamo queste curve è squisitamente ingegneristico, perché poi queste curve per noi serviranno per progettare tutte le opere idrauliche, le fognature, le sistemazioni fluviali e a caratterizzare evidentemente anche il dissesto idrogeologico. La prima fase dell'analisi nella costruzione delle curve di possibilità pluviometrica è comunque l'interpolazione dei dati e in particolare delle curve empiriche cumulate di distribuzione con curve di probabilità. Qui stiamo parlando, se stessimo parlando di errori di misura, la curva di probabilità sarebbe, se lei vuole interpolare degli errori di misura, nessuno lo sa. Certamente la curva che viene in mente è una gaussiana. Perché la gaussiana? Perché gli errori normalmente sono pensati come somma di una variabile, somma di variabili, diciamo, identicamente distribuite, ma probabilmente il teorema si può provare in modi più generali. Ma diciamo che ammettono media, che ammettono una varianza, che sono distribuite con distribuzioni che hanno delle code che decadono velocemente. La somma di variabili che hanno questo tipo di distribuzione tende ad una distribuzione gaussiana. Poiché si pensa che gli errori di misura, per esempio, abbiano questo tipo di caratteristiche, se non ci sono errori sistematici, ma qui è tautologico in qualche caso, se vedo che non è distribuita secondo una gaussiana, una ipotesi che posso fare, per esempio, è che ci siano degli errori sistematici, oppure naturalmente che i dati siano distribuiti secondo un'altra curva di distribuzione per una ragione che dovrò investigare e che evidentemente avrà anche delle ripercussioni sul tipo di fenomeno che viene descritto. Questo è un caso. Qui effettivamente non sto facendo la somma di tante piccole variabili che poi quindi mi tendono ad una gaussiana. Sto selezionando dei dati al di sopra di una determinata soglia, per esempio, e guardo qual è la distribuzione di questo campione di dati, che è un sottocampione di un campione più grande, che sono tutte le precipitazioni nel nostro caso. Allora Gumbel mostrò che se il nostro scopo era quello appunto di determinare delle distribuzioni di valori estremi, come si chiamano, allora ci sono solo tre candidati, che poi non è vero. Ci sono solo tre candidati ad essere buone distribuzioni di questi dati. In particolare un candidato è questa curva di Gumbel. La curva di Gumbel è una distribuzione biparametrica, due parametri A e B, ed è l'esponenziale di meno l'esponenziale di meno H, dove H nel nostro caso è l'altezza di precipitazione dell'estremo annuale, meno A, dove A è un coefficiente che noi di posizione, diviso B, dove B, vedremo, sarà un coefficiente di forma. Questa curva, ve l'ho scritto lì in grande, varia tra meno infinito e più infinito. Cosa c'è che non va? Le precipitazioni sono definite.
prevede che ci siano precipitazioni anche negative, però evidentemente la probabilità di prevedere precipitazioni negative sarà molto bassa, molto piccola. E per noi quindi un'approssimazione sufficientemente. Dopo, a telecamere spente, vi racconto una barzelletta su questo. E dobbiamo quindi adattare questa curva di distribuzione, assunto che questa sia quella buona, ai dati che noi abbiamo. Beh, che cosa ci piace ricordare noi delle distribuzioni? Intanto la forma, la curva di Gumbel ha questa forma qua, si può tracciare, è una funzione relativamente semplice dal punto di vista della probabilità, varia tra 0 e 1 e come vedete queste sono varie curve che variano, a variare qui è chiamato mu, il mu è l'A di prima e il beta è il B di prima. La sua derivata, la prima era la probabilità, la sua derivata è una curva di distribuzione di probabilità. E anche qui, sempre per mu e beta, che riproducono A e B di prima, si vedono alcune cose, per esempio che le curve di Gumbel sono le curve unimodali, cioè hanno un solo massimo, la moda è un solo massimo, e poi sapremo anche che questa moda vale esattamente, guardate un po' qua, mu uguale 0.5, ed è la curva rossa, guardate un po' dove è la moda, il punto di massimo è esattamente il primo parametro che qui è chiamato mu e appunto prima io avevo chiamato A. Il parametro B invece è legato a quanto larga è la curva, perché vedete dalla curva rossa alla curva azzurrina la curva si allarga, aumenta la varianza ed aumenta anche beta, quindi è un fattore di scala. Il bello della curva di Gumbel, come il bello di altre distribuzioni, è che noi sappiamo calcolare il valore atteso. Il valore atteso, ve lo ricordo qui a fianco, ve lo scrivo in giallo. Se io conosco una certa funzione f di x, il valore atteso della funzione della variabile x assegnata a una certa distribuzione f è uguale all'integrale su tutto il dominio che io qui faccio da meno infinito a più infinito di x per f di x in dx. Quindi una volta che io so la f di x, che è la derivata della curva di Gumbel, posso fare questo integrale. In realtà, se io le chiedo di fare quell'integrale lì, che da noi sarebbe, con la curva di Gumbel, sarebbe l'integrale da meno infinito a più infinito, che cosa di x, e alla meno, lasciatemelo scrivere con i miei parametri, non h, x in dx. Naturalmente dovreste saper fare questo integrale. E sono quasi sicuro che voi non lo sapete fare questo integrale, però qualcuno l'ha fatto per voi. In particolare esistono dei libri che si chiamano Tavole degli integrali, Abramovitz e Stegun, Grafstein, in cui i valori di questi integrali trascendenti sono calcolati. Oppure modernamente usate un software come Maple o Matematica che questo tipo di integrali in qualche modo lo hanno dentro di sé. E in particolare per fare questi integrali sono stati escogitati nel corso del tempo dei trucchi, per esempio l'estensione della funzione in campo complesso e poi l'integrazione su determinati cerchi o situazioni di questo tipo, per cui
compaiono nei calcoli dei numeri un po' particolari. Per esempio, qui compare questo numero gamma, che ho chiamato costante di Eulero-Mascheroni, cioè non l'ho chiamata io, si chiama così. Ed è un numero irrazionale pari a 0.57777, eccetera, 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 che entra nel nostro valore del valore atteso. Facendo la derivata della curva e ponendo la derivata uguale a 0, si trova la posizione della moda che è A. Il valore della mediana è A meno B per logaritmo di 2. Quindi sta spostato a sinistra rispetto all'altro. La varianza, scrivo anche la varianza in rosso qua, tanto per ricordarvi la definizione. Se scrivo solo la formula generale, in questo caso è uguale che cosa? L'integrale da meno infinito più infinito di x meno il valore atteso di x al quadrato per f di x in dx. Di nuovo, anche qui è un integrale che voi non sapete fare analiticamente. A parte che la definizione di che cosa è analitico e cosa non è analitico è anche un po' arbitraria, perché non sapete neanche calcolare l'esponenziale, se non un seno o un coseno, però potete esprimere altre funzioni in funzione di queste funzioni qua, quindi potreste definire anche uno di quegli integrali che poi approssimate numericamente in qualche modo, dandogli un nome: Antonio, Pippo, Totò. In particolare, comunque, la varianza della variabile che si distribuisce con la curva di Gumbel è uguale a b quadro pi greco al quadrato, pi greco al quadrato, di nuovo uno dei re dei numeri irrazionali. Se voi doveste andare a vedere che cosa si ottiene da queste curve, cioè come si integrano queste curve nelle tavole degli integrali, dovreste ridurre da prima la funzione nella sua forma standard, che è questa e alla meno y. Che cosa succede qui? Succede che non avete però più i parametri, che per noi i parametri sono la linfa vitale della curva. Quella muovendo i parametri noi adattiamo la curva ai dati. E quindi poi dovreste fare una trasformazione di coordinate da y a h meno a diviso b, nel nostro caso, per ottenere le espressioni opportune del valore atteso e della varianza. Per ogni durata dobbiamo interpolare i dati con una curva di Gumbel, questo è quello che dobbiamo fare. E quindi costruiamo un grafico di questo tipo qua, in cui abbiamo 5 curve, ciascuna per le durate, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. Le curve, come vedete qui, si comportano bene, corrispondono alla tabella che avete visto all'inizio del pezzo di lezione precedente, e man mano che aumenta la durata si spostano verso destra, perché cosa succede? Curve di durata, la precipitazione di 50 mm si ottiene con probabilità più alta con le durate più piccole, con probabilità più bassa nelle durate più grandi, perché l'intensità decresce, ma nello stesso tempo con le durate più grandi le precipitazioni complessive, cioè i volumi, le altezze complessive, sono più elevate. Queste curve le dobbiamo utilizzare per interpolare le curve di possibilità pluviometrica. Vi ricordo le curve di possibilità pluviometrica: A per P con P alla N. In particolare però dobbiamo fissare il tempo di ritorno. Tempo di ritorno, abbiamo visto, sta in una relazione biunivoca
con la frequenza di superamento. Tempo di ritorno di 10 anni è 1 meno 1 diviso 10, come abbiamo visto prima, quindi 0.9. Le altezze di precipitazione che io mi aspetto in quel luogo con un tempo di ritorno di 10 anni sono quelle che stanno quindi all'incrocio di queste curve con la linea che rappresenta la probabilità 0,9. 100 anni è 0.99, quindi è ancora più alta. All'incrocio tra queste curve che cosa ottengo? Ottengo intanto una durata, per esempio un'ora, e un'altezza di precipitazione corrispondente ad un'ora. Quindi le coppie altezze durate che mi servono poi per interpolare in un grafico, in un piano altezze durate, le curve di possibilità geometrica. Quindi prima faccio l'operazione di interpolazione dei dati costruendo le curve di Gumbel, poi dalla conoscenza delle curve di Gumbel mi calcolo i dati che mi servono per interpolare le curve di possibilità geometrica. Si può fare anche tutto. Queste per esempio sono le curve di possibilità geometrica. Qui nel piano normale hanno un andamento simile a quello della funzione radice quadrata del tempo, perché effettivamente è pi con pi ad un esponente che è compreso tra 0 e 1. Nel piano bilogaritmico sono quelle rette che avevamo mostrato prima. Poi calcoleremo esattamente queste curve nelle lezioni di laboratorio.